Il vero capo dei primogeniti, questa è la sua storia. Aiden nasce dall'ex capo dei primogeniti che l'ha fatto crescere ambendo il potere e facendogli credere che quello era suo di diritto naturale. Tuttavia Kessler gli fregò il posto. E Aiden fu gettato in mezzo alla strada dove ha vissuto dall'infanzia fino a un tempo indeterminato come un barbone, pieno di paura per il mondo esterno. Quando la Raggiosfera esplose, tuttavia, questo lo fece diventare molto potente, in quanto diventò un potentissimo telecineta. Grazie alle sue abilità, in quanto lui era un conduit, Aiden riuscì a diventare a capo di una banda di barboni che si chiamano gli Spazzini, che governano una parte di Empire City. Aiden incontra Cole per la prima volta quando questo deve scortare un autobus pieno di medicine dove incontra Aiden e questo dimostra le sue abilità, riuscendo a scagliare l'autobus senza troppi sforzi, usando soltanto il potere della mente. Cole riuscì a salvare Trish in quanto era sopra il mezzo e Aiden riuscì a fuggire. E tutto questo quando in età molto avanzata, in quanto è del tutto calvo e zoppica, e quindi per camminare si aiuta con bastone. Aiden, fra le altre cose, vuole, oltre a diventare il padrone incontrastato di Empire City, vuole vendicarsi di Kessler in quanto gli ha tolto il posto che gli spettava di diritto. Quando Cole e Zeke riescono a trovare la Raggiosfera, arriva anche Aiden e Kessler. Aiden lì sfoga tutta la sua rabbia per la questione di avergli soffiato il posto di diritto, e Kessler non sembra troppo turbato per questo. E riesce anche a fregare la Raggiosfera a Cole e all'altro conduit, promettendo potere a Zeke. Aiden, allora furioso, cerca di uscire dalla città, cioè cerca di uscire dalla città de devastando tutto quello che incontrava, pieno di furia. Cole deve fermarlo, quindi arriva davanti ai pre cioè di fronte a ad Aiden, che usò il suo potere telecinetico per formarsi un'armatura fatta di spazzatura, trasformandosi in una specie di goblin gigante che non poteva muoversi, ma poteva sparare un sacco di proiettili. Inoltre poteva usare la sua mastodontica forza. E lì i due conduit si sfidarono in un duello epico, dove alla fine vinse Cole. Cole prende Aiden e cerca di capirci di più sulla questione. Aiden cerca di convincere Cole a unire le forze per poter sconfiggere Kessler insieme, e questo fece esitare il demone di Empire City. Aiden, notando questo, si butta dal ponte, sopravvivendo per la sua natura conduit. Qui è da 960 kg tutto, alla prossima.